Cari amici, bentornati sul nostro canale. Eccoci qua con un nuovo video. Oggi mi voglio andare a provare un team che ha fatto bene online negli ultimi tempi e che è molto figo, fresco, perché c'è una novità. Abbiamo Lunala Topini, Friend Guard con Follow Me, Rocky Helmet, che con Lunala si sì, tira la meteora, va a più uno, e poi però anche un ottimo Dazzling, Limon Moon, Guys Beam con un supporto in casa di tutto rispetto, Made in Rain con il solito oserei dire Pelipper, Urshifu Water immancabile, Sash, Rilla Assault Vest e Lando Scarf. Quindi, cari ragazzi, proviamocelo, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vediamo come va. Inoltre, non dimenticate due cosine. Una, di venirmi a trovare tutti i giorni alle ore 14 e alle ore 18 su quello viola, dove ci giochiamo in fascia pomeridiana il Fancazzum, Poker Rogue o magari la Battle Factory Showdown, e alle 18 solitamente facciamo competitivo. Ed inoltre, non dimenticate che, se proprio non potete venire in live, sempre qua su YouTube trovate un altro canale di nostra fattura, Francesco Pardini Live, molto semplice ragazzi, live, dove trovate gratuitamente 48 ore dopo, come da prassi, tutte le live ricaricate, che quindi potete riguardare in maniera del tutto gratuita e senza edit, uno a uno. Detto questo, signori miei, andiamo a sorciare tutti insieme. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. E siccome chi non sorcia in compagnia o è un ladro o una spia, signori miei, abbiamo i sorci anche dall'altra parte del campo con il team che state vedendo, che però è Kali Ice Based in Sirilla per il nostro avversario. Io sono partito di Urshi per voler fare maluccio. No, mi sa che io tiro la meteora, pronti via. Non mi ci entra nessuno in maniera agevole. E butto dentro pure Lost Opos. Lunala non me lo può fregattare, quindi godo. Jurassic Light su Lunala, mi spacca lo shield e knock off. Sta a vedere, eh. Sta a vedere, e miss anche magari. Ok, se ti piglierò Rocky Helmet intanto. E noi andiamo a giocare la mossa che più odio, perché Meteor Beam è forse veramente la mossa che più odio, specialmente sull'Uber. Sai, sei un Glimmora. No, l'Uber non entra, hai perso la partita più uno. Lui ci lo lascia l'Incinerator, sarà mia V. No, è morto. Godo. E siamo a KP1, stronzi! Bene così. Ok. E ora possiamo divertirci con Lunala. Il Gigi Farigi. Non abbiamo anche Taunt, eh? Così. Lui potrebbe fare pure Awful Play. Io vi dico la verità. Qui noi famo il Terra Tattico. Anche Super Fang. No, no, dai. Mental Herb Farigef non lo vedo dal 32. Figuriamoci. Va bene così. Se gli blocchiamo la Trick Room dietro, ci avrà Cali roba lì. Siamo a posto. Calimero. Calimero però. Quello di ghiaccio. È inutile stare a rischiarsi il Super Fang 90% più Dazzling, ma più uno che non killa. No, non è vero, dai. Non è reale questa cosa che è appena successa, dai. Non è vero. Non rappresenta la realtà dei fatti. Non ho davvero trovato Farigiraf Metal Herb. Farigiraf ormai è o Electric Seed. Qui vabbè, non è perché. O Sefeti. O proprio Rocky Emmett. Ma io l'ho davvero trovato. No, non ci voglio credere. No, dai. No, non è vero. Non è andata così, dai. No, tranquilli. Non ho veramente palabras.
Proviamo. Bene. Vediamo lui che Terra è. Sarebbe stato bellino, vi dico, se avessimo avuto certezza di Terra Fire, faccio per dire. Esatto. Tirarci, fare tipo il Meteor Beam. Però è stato un po' rischiare, un po' tirare la corda, dai. Un po' tirare la corda. Io non ho parole. Mental Herb, Farigiraf, ragazzi. Vabbè. Andiamo lui, sorcetti. Speriamo me la reggano, ma... Bravi sorcetti. Bravi sorcetti. Bel danno. Comunque siamo a più uno. Me lo aspettavo. Non mi aspettavo il one hit, ecco. Che non è arrivato. Allora... Io dico che Glacial Lens single target la reggo, ovviamente. Perché dico single target? Perché se lui non fa Rigiraf attacca prima. Anche fare Dazzling, non vi dico la verità, ma non starei a rasghiare. Posso fare anche Protect dentro Urshifu in realtà, ma se lui mi ci fa Psychic schifo, non mi fare Follow Me. Lui protegge ma ammazza Sorci. Non abbiamo più Frame Guard, però guadagniamo un turno di recovery di campo. E niente, c'è anche Dazzlinghame, che è la mossa per fare la kill sui Sorci. Farigiraf dei miracoli questo, ragazzi. Il Farigiraf della provvidenza. Io la prendo a ridere, ma ragazzi, ho già battiti a 145 alle 8 e mezzo di mattina. Sì, registro alle 8 e mezzo di mattina. E... Senti, giovane, facciamo una cosa. Te mi hai rotto il cazzo. Facciamo che io ti faccio White Guard e te mi fai Iron's Power. Fa così? Anzi, questo è quello che te ti aspetti. No, non ci voglio credere. Dai, Helping Hand, Iron's Power hai fatto. No, hai fatto Glacial Lens. Ma contro chi sto giocando? Contro chi cazzo sto giocando? E ora abbiamo perso. Cioè, ma perché non hai fatto White Guard? Perché ho avuto per un attimo il timore di perdere nel late game da Rillaboom. Se avessi preso Helping Hand, Iron's Power, che sarei andato a reggere con Lunala. Perché poi mi sarei trovato Farigiraf contro Rilla. No problem, guys. Andiamo la doppia. Doppia su Lunala. Grazie, Lunala. Va bene. Potremmo, in virtù di questa mia funambolica giocata al turno precedente, aver buttato via una partita. Però... Lo sapete, nei nostri video non ci sono tagli. Se si perde, si perde. Vi dico la verità, non mi sento di avermi splayato. Fatemi sapere la vostra qua sotto, se voi ve ne foste magari... Foste? Ve ne sareste... Mi piglia un po' di dimaismo la mattina. Ve ne sareste lavati le mani o meno. Helping Hand, Iron's Power. Butto Pelipper. Buttato peraltro con grande velocità. Voglio fare Wild Guard, già, giusto? Mi fai Helping Hand, Iron's Power. Non mi killi, mi porti al 20%, sono in range di Grassy Glide. Urshifu fa fatica da solo contro un Rilla e un Farigiraf. Vabbè, partita che peraltro Mental Herb, se non si vinceva. Vabbè, andiamo avanti, il team sembra bellino. Ok.
Attenzione. C'è Ciu. Zama senta anche. I soci ce li abbiamo. Ma dietro. Dobbiamo vincere con Landorus nel late. Stallare probabilmente una Tailwind. Io direi di tirare immediately. Non so se metterla anch'io Tailwind, eh. Ho timore che però possa farmi Engore. Allora, intanto col Terra Fairy sotto Rain, tecnicamente contro CU sono a posto. Lo so cosa state pensando, sono d'accordissimo con voi, ma non ci posso fare niente a lista chiusa. Ora arriva Sunny Day. Però non mi posso fare la pippetta mentale come ho fatto precedentemente, perdere e... no. Comunque, anche perché cosa ci faccio? La cosa sorprendente è che lui è più lento di noi. Non mi capacito di questa cosa. Beh, noi non siamo velocissimi, ragazzi. Siamo su 130, una roba del genere, ho controllato prima. E l'altra cosa altrettanto sorprendente è che hittiamo un Hurricane. Mi confondiamo anche, guarda. Ora arriva. Paperelle, prego. Oh. Calma. Godra. E Dazzlingling Tailwind. O ce ne andiamo? Ce ne andiamo. Troppo importante per noi rimettere la Rain. Metti, questo tira fuori Gudra Fulmine. Se non abbiamo la Rain non possiamo tirare Sense Near Storm Selvaggi nel late game. Ce ne freghiamo della speed control. Vai, vai. Te preoccupes. Ok, ora arriverà Zamma. Zamma e poi Zienta. Ecco un buon danno questo Dazzling su Gudra. Considerate se lui avesse avuto CU più veloce Lunala, come dovrebbe essere. Cioè, onda calda, probabilmente. Insomma, mi ha fatto malino. L'avremmo retta per via di Shadow Shield, però avrebbe fatto malino. Ve lo garantisco. Se questo è il danno di Gleam, probabilmente con Moongeist più un aiutino esterno nel ping end, noi quel Gudra lo caviamo. E poi abbiamo Zamazenta contro tutti, Fimbetiata ai minori. Sì, vai, bravissimo. Bravissimo, guarda, è proprio la mossa giusta questa, eh. Siuski. Oh via. Vabbè. La partita è una formalità. Come abbiamo fatto a perdere quella di prima? Vabbè. Abbiamo fatto. Ho pensato che l'avversario fosse un essere senziente. Non lo era. Cioè, non è che... No, pardo, non si dice queste cose. Non è che quando perdi fanno cagare. No, vabbè. Fanno cagare. Comunque, manine. Si batte ancora le manine. Moongeist. Voi vi siete già iscritti, vero, al canale? Bravissimo. Behemoth Bash. Ecco. Qui Friend Guard, ragazzi, ha fatto la differenza. Sta fa male. A più uno. Possiamo essere contenti. Cioè, mi stai dicendo 4-0 così? Può diventare 3-0 se lui fa body press. Attenzione. No, è proprio 4-0. Vabbè, una partita filler come quegli episodi di Garlic Junior fra una saga interessante e l'altra, però va bene, andiamo avanti. Abbiamo avuto il mirror di Sorcetti. Abbiamo avuto l'episodio filler. E ora abbiamo il mirror di Lunala. Però lui è quello brutto. Lunala che succhia lo sangue. Allora, lui lo saprà che Moongeist Beam buca? Secondo voi? Domanda. Ci arriverà a scoprire questa cosa? Moongeist Beam, la mossa, ignora le abilità avversarie. Nello specifico Shadow Shield. Scudo dell'ombra. Lui non lo sa. Noi buchiamo lo Shadow Shield. Quindi non dimezziamo danno. Andiamo danno secco diretto. E siamo
resistenti, cioè diamo 4 super efficace per, ecco, l'ho detto, rimettete in ordine le parole. Bene, io penso Terry, cazzo, noi tiriamo, perché se ci arriva addosso a noi uno Shadow Shield, che in teoria è una giocata del cazzo, perché potremmo far follow me. Vado a fare taunt, così lui mette o uno screen solo, o se mette uno screen dopo non mi fa Thunderwave, insomma vediamo. Lui va a atterrare, ok, meno male. Attenzione, e fin qui siamo tutti d'accordo. Bene, siamo anche più veloci. Bom, lui ora è un po' farto. Guardate, lui ha messo l'ice cream e io ho Frame Guard, quindi siamo quasi pari. Lui prende 1,3 meno, io piglio 1,25 meno. Questo è un problemone. Questo è un problemone. Secondo me comunque gli abbiamo fatto veramente un cazzo. L'hanno reworkata Moonguy's Beam. Ok, atterrato. E ok, il light screen. Ma questo o è Calm du 5-2. Mi spiego? Son Diego, mi spiego? Vabbè. Ho protetto per non prendere Spirit Break. Questa è veramente complicata. Cioè, un danno così, poi Calm Mind, vabbè. Ora, meno male Super Power, quantomeno gli si fa 50, però Super Power... sì, Super Power... Ah, vabbè, ciao. Super Power. Super Fango, oggi sono dislessio! Ovvio, non c'è niente male. Adesso dislessici, cari amici, dislessici. Vabbè. Vediamo Lunala. Questo se mi fa fuori Surge ho perso. Disastro. Un disaster. Io così lui farei fake out su Surge, che c'hanno Super Fang più Moonblast a più uno. Tanto ce l'hai Moonblast, dai, prendiamoci per il culo. No, è un ingordo. Ok. Ancora la situazione è pericolosa. Lui cosa dovrebbe fare? L'entrata di Grimmsnarl e proteggere. Vediamo se lo fa facendo U-turn. Proviamo a bloccarglielo. Il Rillaboom sul campo. Esatto. Però comunque, non sapendo chi c'è dall'altra parte, un Super Fang Glitch lo faccio. Io ora vado Super Fang Wood Hammer. Tanto io ho i sorci più veloci del mio di Rilla. Super Fang, vi ricordo, fa 50% indistintamente se sei appena vita, fa 50% di PS che hai. Quindi se sei a 100, bravi, sapete contare. Mi avete sorpreso, 50%. Dai, sorcetti. Perché poi è vero che lui ha fatto due Calm Mind e Ice Skin, ma... lato fisico... Ha! Non hai fatto un cazzo! Bravi, qui siamo stati bravi nel... fargli fake out su Rilla. Uno bravo, bravo, bravo. Non fa U-turn, come ha fatto lui, U-turn profi. Leva Rilla. E mette Grimmsnarl. Pensando che l'avversario, così che possa poi fare Reflect e reggere anche il V-Dammer. Però la partita non è finita. La partita non è finita.
Noi dietro abbiamo Lunala e Landora. Landora per via di Regin Bottinzi, raga, mi sembra doveroso. Immagino che lui metta anche Reflect. E noi con Super Fang comunque si va a portare Gertrude, che è Crimson, in range, secondo me, in range di forse Dazzinglim. C'è Grassy Terra, c'è Light Screen, no. Però il ping and Dazzinglim sì. Vabbè, abbiamo un'opzione in più. Salutiamo Sorci, che però, come potete vedere, hanno strafatto il loro lavoro. Peraltro qui lui Rocky Helmet, rinculo. Poi non si rientra di Rilla. Buono. Noi si rientra di Rillas. Si fa fake out su Grim. Posso anche entrare di Lando, vi dico la verità, ma per cosa? Lando... Non voglio farglielo vedere, perché magari se lo vede capisce anche l'importanza di riciclare, sebbene a pochi PS, il suo di Rilla per un fake out, più altre robe, mi ci può fare parting shot se ce l'ha. Invece se io ora faccio Dazzinglim più fake out, Raging Bolt, Urshifu, chiunque, non mi ci entra sopra. E io godo. Bella. Bravi. Ci siamo rifatti con le patate del primo game, che ancora mi sta qui. Cazzo, il minutaggio però è basso, Cristo. Facciamone un altro. Signori, qui c'è un meme del canale, un meme morto. Beartic Swisswim. Ma cosa stiamo trovando? Comunque, attenzione, che non possiamo perdere contro questa roba. Beartic Swisswim, ragazzi. It's real. Non può farti male. No, in realtà può, bestia. E dietro abbiamo Urshifu e Sorci. Io vado di fake out su Kyogre, mi prenderò Icicle Crash su Rilla e prendetemi per il culo veramente fino alla notte dei tempi se perdo contro Beartic. Sì. Non fate mancare, signori miei, mi raccomando, il mi piace ad ogni video, anche a tutti gli shorts che escono quotidianamente, nonché l'iscrizione. Io dagli Analytics, detto anche però come dicono a Wall Street, vedo che c'è un 30%, ben 30% di voi che guarda i video e non si iscrive. Se questo 30% si iscrivesse all'istante, noi andremmo serenamente a fare i nostri agognati 100k in un pomeriggio. So che è impossibile, ma stupitemi. Sono andato a tirare paura di Crunch. Menate varie, ripeto, farai sì col Crash Aurilla, però è una partita pericolosa questa, ragazzi, perché per l'appunto Beartic spariglia un po'. Oh, grande, sono un cavallo. Vedi? 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 Big Brain? Qualcosa mi diceva mossa buio. Non missare, non guardare. Se non guardi non puoi missare. Ah, bella questa parete, fantastica. Ma magari potrei ridipingerla di bianco. Ah, ma è già bianca, perfetto, sento partire il verso. Perfetto, abbiamo detto. Sarà Sash? No, è muerto. Ok. Ok. La rebudazione è salva. Ora si può anche perdere. Non da Beartic. Peraltro là. Oh, abbiamo nuovamente Oshildo Beartic. Mamma mia. Couscous. Noi in teoria, guarda, così si starebbe anche bene, perché a meno che lui non protegga Kyogre e faccia spora nella slot di Rilla, che peraltro se protegge Kyogre rimane lì. Perché così si butta lì Sorci e poi c'hanno Taunt. Among Us è il Pokémon più fastidioso per noi in questa partita, al lato di Kyogre soprattutto. Chiaro, Kyogre ha i danni, ma Among Us ci rompe il cucurella. Ermoso come una estrella. Questo.
2 e un quarto per fare Rage Powder contro Rilla. Ci sta. Qui vediamo anche lui che ha Mystic Water. Secondo me lo è. Perché non mi sembra sia partita. Non mi sembra sia partito. Va avanti. Ok. Momento di sorci. Momento dei sorci. Taunt sul fungo, sarà Mental Herb. Garantita al limoncello. Si potrebbe anche fare Ping End Moongeist tronata su Mongus, ma non facciamo gazzate. Gestiamo. Guarda Bellini con le bocche uscite. Quante manine alzate per i sorci? Che poi vai a vedere Scarlatto e Violetto. Sì, è un gioco rotto, però. Ma meno male c'ho lo Shadow Shield. Però, e Frengar soprattutto. Alcune così, sono veramente belline. Design dei Pokémon nuovi, da Tinkaton a Goldengon, non Metal Herb! Ok. Ah, i sorci stessi, cioè. Belle idee. Difficile. Ciao, ciao, che mori. Difficile rinnovarsi dopo tanti anni, no? Che era Pokémon, insomma, sono più di un migliaio. Però vabbè, non voglio difendere Scarlatto e Violetto, per l'amor del cielo, anzi, che schifo Scarlatto e Violetto! Hai boss Scarlatto e Violetto! Bisogna fare così per fare 100k, giusto? Scarlatto e Violetto, pupù! Buono. Sembrano solidi, comunque. Air Search One e... Allora, io mi dico... La Veritas. Follow me. Mi farà Scorching. Scorching Sand. Però Scorching Sand ha meno potenza. Mette a più uno, comunque gode. Piu! Perché io se ammazzo lui ho vinto, ragazzi. Potevo ammazzarlo con Helping Hand. Ma se faccio Helping Hand non faccio Follow Me. Se non faccio Follow Me mi prendo Sludge Bomb. Io sono grande, tu sei gema. Quindi, oggi ragazzi, una quantità di reference proprio. Una funambolicità nel fare grandi giocate, ma anche grandi contenuti quotidiani. Mamma mia, ragazzi. E soprattutto una grande modestia, grazie alle mie due lauree in comunicazione, mi permettono di essere un content creator a tutto. Ancora Follow Me e Moongeist. E poi pensiamo a Lando con Urshifu. Surging morto, Surging morto, come dicono quelli di Battle Factory Showdown. Mi fa morire Surging. Vabbè, comunque potete vedere Randy Battle Factory Showdown, ci guardate in live, oppure venite su Twitch e vi abbonate, che peraltro potrebbe anche non essere una cattiva idea. Basta abbonarci sempre ai soliti, che coglioni, dai, su, fatemi fare 5.000 abbonamenti anche a me, Cristo. Comunque, fatti la vinta, siamo fortissimi. E ora sentiamo di Urshifu e via. Si potrebbe fare anche Rilla, Freak Out, Moongeist, Plastic Glide. Però mi sembra già dignitoso vincere così. Siamo Sash. Non si sbaglia. Lui ci tiene a ammazzarci Lunala, però non sa che Lunala regge comunque. Detto ciò, ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Fa ridere solo a me questa cosa, me ne rendo conto. Vabbè, è il rumore che fa in Battle Factory Showdown su Gingstag, va bene? Oh, per chi non avesse capito. Signori miei, io vi mando un bacetto, un abbraccetto. Voi, se non vi iscrivete, che schifo Scarlatto e Violetto. Ora siete iscritti al canale, sono sicuro. Ci vediamo in live. Ci vediamo in live, ore 18, ore 14, quando volete. Ciao a tutti, un bacione dal vostro Francesco Pardini di quartiere.